Cagliari il giorno della protesta dei pastori sono arrivati da tutta la Sardegna in centinaia per dire noi non ce la facciamo più, siamo alla canna del gas, volete triplicate, costi triplicati, sì è aumentato il latte, una battaglia vinta, però praticamente rischiamo di arrivare a malapena a pagare le bollette. Gianmario Falchi. Sì, la battaglia del latte è, diciamo, è vinta solo in parte, perché abbiamo ancora la divergenza tra prezzo del latte delle cooperative e prezzo del latte dell'industriale, che abbiamo una differenza di circa 30 o anche 35 centesimi di differenza. Voi dite, bene andando quest'anno e anche la prossima stagione avremo i soldi per pagare le bollette, non per svilupparci, non per stare sicuri e sereni. Ma assolutamente no, noi stiamo perdendo un mare di soldi dalla nuova PAC. La nuova PAC doveva essere, siccome noi siamo entrati in obiettivo 1, dovevano esserci più fondi, perché essendo in obiettivo 1 siamo una regione a lento sviluppo e devono integrare i fondi per restare al passo con le altre regioni. Ma noi abbiamo perso già i soldi in partenza alla contrattazione Stato-Regioni. Voi che cosa chiedete oggi al Consiglio regionale per avere comunque i soldi per andare avanti? Allora, intanto il Consiglio regionale si deve fare un esame di coscienza, perché quei soldi sono mancati grazie a loro. Loro dovevano rappresentare noi, cioè il popolo sardo, e invece non lo hanno fatto, perché perdendo quei soldi a noi ci stanno dicendo di chiudere con i prezzi triplicati che ci sono. Solo mettere in moto una sala mungitura oggi ci costa il triplo. Come facciamo? Andiamo a mungere il latte per darlo a pagare la corrente elettrica, è assurdo. Dunque loro hanno sbagliato, loro devono trovare il sistema di recuperare, perché qui si fermerà un indotto da più di 100.000 posti di lavoro. Quindi 100.000 disoccupati, questa è l'ombra, il rischio. Non solo è quello, devi pensare alla Sardegna che ci vantiamo tutti oggi. Noi, la nuova PAC infatti era improntata per noi, perché noi cosa chiedeva? La comunità europea chiedeva di aiutare soprattutto chi tutelava il territorio e chi pascolava, e noi col settore ovicaprino eravamo quelli che potevano prenderlo di più, invece è stato proprio escluso da lì, e già da lì i nostri politici dovevano mettersi davanti e dire no, la Sardegna campa di questo in parte. Ricordiamo, a livello economico, i soldi che poi non sono più arrivati, quanto erano esattamente? I soldi che non sono più arrivati. No, ma questa è la programmazione della prossima PAC, dunque stiamo parlando di gennaio 2023 ai prossimi 5 anni. Si parla di decine di milioni. Decine, centinaia di milioni, centinaia, perché già basta pensare che i soldi del PSR mancano 115 milioni di euro, e quei soldi li devono dare anche ai comuni, comunità montana, distretti rurali. Come faranno a dare i soldi se ne mancano la metà? Non riusciranno a coprire neanche le misure già esistenti, cioè noi l'anno prossimo percepiremo metà dei soldi che percepiamo. Insomma, rischiate di fermarvi in 100.000 almeno. Almeno in 100.000, ma poi è una conseguenza, perché i soldi che entrano nelle tasche dei pastori, allevatori, tutti gli agricoltori in generale, vanno a riversarsi nel mercato di lavoro, elettricisti, idraulici, tutti. E dunque mancherà l'economia in Sardegna. Stiamo parlando che l'unica industria che ci è rimasta aperta a stenti è quella dell'agricoltura. Che cosa chiedete alla regione, dove può trovare i fondi? Noi possiamo consigliare di spostare i fondi FEALS, visto che siamo in obiettivo 1 lo potrebbero fare, oppure fare una variazione di bilancio per recuperare quei soldi. Entro quando lo devono fare? No, a noi ci devono dare una risposta oggi, non entro quando, quello sono tempi loro, perché i loro tempi non li vogliamo neanche sentire, perché si vede dalle relazioni dei premi che un anno intero stanno dicendo stanno erogando i premi, poi ti mettono 3-4 volte sui giornali, sulle televisioni, infatti tutti pensano che noi siamo degli assistiti, ma si sta parlando sempre delle stesse cifre che arrivano e non arrivano però. Grazie Gianmario Falchi, buona protesta, e naturalmente l'augurio è che quanto chiesto possa comunque essere dato dalla regione. La situazione è assolutamente di crisi, vediamo, appunto sono centinaia i pastori, gli allevatori presenti qui in via Roma.
ho detto pastori sardi, ma non solo, sono arrivati da tutta l'isola e protesteranno, sì, quando non avranno delle risposte. Ed eccolo appunto, uno dei tanti allevatori, in questo caso da Gondo Spanadiga, ci ricordi il nome? Marco, 37 anni. Da Gondo Spanadiga. Io allevo suini, ho allevamento suinico e sono a rappresentare l'associazione dei suinicoltori sardi e tutto il comparto. Per combattere insieme a tutti gli allevatori e agli agricoltori, per cercare di avere delle risposte concrete da parte della regione e dei politici, perché ad oggi si stanno abituando a promettere ma non a fare, non fanno. Qua stiamo aspettando ristori che non arrivano mai, e oltre ai ristori anche le programmazioni per il prossimo PSR sono ancora tutte quante ferme. Noi ad esempio non sapremo come verrà programmato il nostro piano di benessere animale per l'annualità che andrà dal 2024 al 2000. E tra l'altro anche per gli allevamenti di ovi caprini è la stessa cosa, sono stati esclusi da tantissime premialità che prima fino a quest'anno e l'anno prossimo ci saranno. Insomma, dopo lei non sa. Non abbiamo più prospettive. Non sa se l'anno prossimo, appunto, avrà una prospettiva, non sa se l'anno prossimo potrà ancora lavorare. Sì, certo, perché in queste condizioni qua ci stanno portando a chiudere e a fallire, non perché vogliamo noi, ci stanno proprio portando al fallimento. I costi sono triplicati, è triplicato tutto quanto, i costi di produzione, noi non rientriamo più nelle nostre spese. Da 2 anni di pandemia, adesso le scuse della guerra, dell'energia elettrica, siamo stanchi ormai. È tempo che la regione si dia una mossa.